Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, apertura di questo telegiornale dedicata alle elezioni amministrative. Dalle ore 15 inizierà lo spoglio delle urne nei 40 comuni della provincia di Salerno, alle prese con le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, il primo servizio di oggi. È stata del 47,44% l'affluenza alle urne alle 23 di ieri, domenica 3 ottobre, nei 40 comuni che in provincia di Salerno votano per le elezioni amministrative e dunque scegliere il sindaco ed il consiglio comunale. Leggermente più bassa della media è il risultato registrato nel comune capoluogo. A Salerno l'affluenza si ferma al 46,54%, complice anche una bella giornata di sole che ha spinto ancora al mare molti salernitani. Si tratta comunque di un buon risultato di 6 punti superiori alla media nazionale. L'ultima volta delle elezioni amministrative nel 2016, a chiusura delle urne, l'affluenza fu del 68,40%. Il record di quest'affluenza, almeno fino alle 23 di ieri, spetta al comune di Siano, dove oltre il 60% della popolazione ha già votato nella giornata di ieri, seguito ad un punto percentuale inferiore, il 59, dal comune di Sant'Egidio del Monte Albano. Buona la performance anche nel comune di Contursi Terme, dove la percentuale di affluenza alle urne è stata del 59,47% ed Altavilla Silentina con il 57,81%. Il record negativo spetta invece al comune di Ceraso, dove l'affluenza alle urne scende al di sotto del 30%, ma male anche a Padula, fermo al 30,89%, idem per Tortorella e Moio della Civitella, che ha chiuso le urne ieri sera con il 32,7%. E mentre le urne erano ancora aperte, sei sindaci invece della provincia di Salerno già festeggiavano la vittoria. Scopriamo dove. Mentre le urne erano ancora aperte e si valutavano le percentuali di voto ai seggi con un dato in calo rispetto alle precedenti elezioni amministrative, sei sindaci della provincia di Salerno già festeggiavano la vittoria. Si tratta di sei comuni salernitani: Corbara, Ogliastro, Cetara, Conca dei Marini, Praiano e Corleto Monforte, dove i sei rispettivi primi cittadini sono stati eletti con alcune ore di anticipo rispetto alla chiusura definitiva dei seggi, seppur a schede chiuse ancora da scrutinare. Si tratta di sei comuni sotto i 15.000 abitanti, dove si è presentato un solo candidato sindaco e secondo quanto previsto dalla legge elettorale per l'elezione dell'unico candidato sindaco è infatti necessario il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto. Non lascia dunque la fascia tricolore Fortunato Della Monica, confermato sindaco di Cetara, così come Pietro Pentangelo, confermato sindaco di Corbara. Nuovo sindaco invece a Conca dei Marini, dove è stato eletto Pasquale Buonocore, mentre Paolo Astone è il nuovo sindaco di Ogliastro Cilento. Anna Maria Caso è invece la prima sindaca in Costiera Amalfitana, nuovo primo cittadino del comune di Praiano. Infine a Corleto Monforte è stato eletto sindaco Filippo Ferraro. Ed ovviamente seguiremo in maniera approfondita e diretta lo spoglio delle elezioni, delle urne che partirà, come dicevamo, alle 15 a seggi chiusi con collegamenti nel corso delle prossime edizioni del TG, dai seggi elettorali, dai comitati elettorali, dalle segreterie elettorali per scoprire passo passo quale sarà il verdetto che porterà all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nella città di Salerno in modo particolare, ma anche negli altri comuni della provincia di Salerno. Ora andiamo avanti con il nostro telegiornale. La polizia postale è in cattedra per formare i bambini sull'uso sicuro del web. Domani, in occasione della giornata degli insegnanti, gli specialisti della polizia postale tratteranno il dialogo sui temi del digitale e l'aiuto reciproco dei nonni e nativi digitali per sviluppare competenze fondamentali per vivere l'online in sicurezza.
La polizia postale entra nelle scuole anche della provincia di Salerno con un libro sulla sicurezza online e lo fa domani in occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra il 5 ottobre in concomitanza della festa dei nonni con un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari su tutto il territorio nazionale. La polizia di Stato il 5 ottobre incontra 50.000 studenti delle scuole elementari di 100 capoluoghi di provincia. Domani gli operatori della polizia postale incontreranno in classe i bambini ai quali verrà regalato il libro Interland avventure digitali in viaggio col nonno alla scoperta del web. Il volume dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web, edito da Gribaudo, è stato realizzato dalla Polizia Postale in collaborazione con Google e sarà distribuito gratuitamente anche dalla casa editrice Feltrinelli. L'appuntamento per la provincia di Salerno del personale del compartimento della Polizia Postale delle Comunicazioni in Campania con i bambini sarà all'Istituto Comprensivo di Montecorvino Pugliano Santa Tecla e capoluogo di Pugliano. Al centro del dibattito con gli specialisti della Polizia Postale, il dialogo intergenerazionale sui temi del digitale e l'aiuto reciproco tra nonni e nativi digitali per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e in rete con consapevolezza. I protagonisti del libro sono nonno Agenore e i suoi due nipotini che si ritrovano ad affrontare alcune sfide, phishing, incidenti legati alla privacy online, le stesse che tutti noi affrontiamo ogni giorno sul web con insegnamenti e consigli. L'obiettivo delle attività è insegnare ai bambini sempre più precoci l'utilizzo dei device, poiché nel periodo dell'emergenza Covid sono stati sempre più esposti in solitudine alla rete internet e vittime di reato e a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright, all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. La formazione sui temi della sicurezza e dell'uso responsabile della rete è un impegno della Polizia di Stato e la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione è assolutamente determinante. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo italiano di 32 anni domiciliato nel comune di Colliano. I poliziotti della squadra investigativa sono venuti a conoscenza che l'uomo aveva instaurato una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali. E così gli agenti hanno effettuato un servizio di appostazione nei pressi dello svincolo autostradale Signano degli Alburni, dove è stato notato l'uomo imboccare quel tratto di strada a bordo della vettura e rientrando dopo circa un'oretta. Nell'occasione l'uomo è apparso agitato e ansioso, hanno confermato le ipotesi e i dubbi dei poliziotti che nel corso di un fermo e di una perquisizione hanno ritrovato cocaina nei pantaloni dell'uomo, ma all'interno del vano motore, esattamente nell'alloggio della batteria, gli investigatori hanno accertato la presenza di un panetto di hashish di circa 100 grammi. Anche la perquisizione effettuata successivamente nell'abitazione dell'uomo ha consentito di ritrovare altro hashish e dosi di marijuana, oltre al materiale utilizzato dal pusher per il confezionamento dello stupefacente da porre in vendita. Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno dunque arrestato lo spacciatore, già gravato da un pregiudizio di polizia per stupefacenti, ed è stato sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prende il via domani nella città di Salerno Mi Voglio Bene la campagna di screening oncologici gratuiti dell'ASL di Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, pap test, mammografia, melanoma e colon retto. I dettagli in questo servizio. Saltata l'ondata della pandemia con inevitabili ritardi e riduzione della precocità di diagnosi, si riparte per recuperare il tempo perso con azioni di prevenzione nella lotta contro i tumori del collo dell'utero, della mammella, del colon retto e della pelle. Domani, martedì 5 ottobre, prende il via Mi Voglio Bene, la campagna di screening oncologici gratuiti dell'ASL di Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, pap test, mammografia, melanoma, colon retto.
Veneto. Il tour che attraverserà l'intera provincia è articolato in 16 tappe, la prima delle quali sarà a Salerno domani mattina in Piazza della Concordia, dove dalle 9 alle 18 sosterà il track dell'ASL con i suoi operatori, dove sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento di screening oncologico gratuito della mammella riservato alle donne dai 50 ai 69 anni e della cervice uterina per le donne dai 25 ai 64 anni è possibile anche registrarsi online al link screening.aslsalerno.it per essere contattati dagli operatori. Gli esami sono proposti alle persone che si trovano nelle fasce di età in cui è più alto il rischio di ammalarsi di questi tumori. Consentono una diagnosi precoce, grazie a questa, di intervenire tempestivamente con le cure necessarie. Il programma è gratuito, garantisce la qualità e la continuità del percorso di diagnosi e delle eventuali cure. Dopo l'appuntamento di domani mattina a Salerno in Piazza della Concordia, il track dell'ASL della campagna di screening gratuita Mi Voglio Bene farà tappa mercoledì 6 ottobre a Cava dei Tirreni in Piazza Amabile, giovedì 7 ottobre a Sarno in Corso Giovanni Amendola, venerdì 8 ottobre a Pagani in Via Pittoni. Ed ora ci occupiamo di viabilità, perché dopo la frana dello scorso mese di febbraio ritorna a doppio senso di circolazione la strada provinciale 47 tra Capezzano e Coperchia. È stato riaperto al doppio senso di traffico il tratto di strada della provinciale 27 tra Coperchia e Capezzano, frazioni del comune di Pellezzano, dove ci fu un grosso evento franoso nello scorso febbraio. Si tratta di un risultato molto importante, come viene annotato in un comunicato dell'amministrazione comunale di Pellezzano guidata dal sindaco Francesco Morra. La portata dell'evento fu infatti di un certo peso e in più si è aggiunta la complessità burocratica di dover agire su una frana che si era registrata all'interno di una proprietà privata. Il ripristino del doppio senso di circolazione consente il ritorno alla normalità in un'arteria essenziale per il comune di Pellezzano. Il rischio idrogeologico ha interessato durante l'inverno il comune di Pellezzano. L'evento franoso ha avuto una risonanza mediatica e anche un impatto importante, perché ha interessato uno stabile che interessa tre famiglie. Abbiamo completato la prima parte dei lavori, dobbiamo realizzare solo un muro di contenimento a protezione del fabbricato. Ci stiamo accordando con il condominio per definire quello che è anche la staticità, la stabilità dell'immobile, ma per quanto riguarda la strada provinciale, la SP27 è stata riaperta in tutti e due i sensi di marcia. Era un qualcosa di importante, noi avevamo cercato di aprire subito a meno di un senso di marcia con il semaforo che si alternava, soprattutto perché le attività commerciali stavano risentendo fortemente della chiusura della strada provinciale, ma anche da parte dei residenti della zona il paese era diviso in due. Riaprire la SP27 a pochi mesi dall'evento franoso è stato un qualcosa di importante che ci dà orgoglio, ma soprattutto ci sprona a fare sempre meglio. Ed ancora cronaca a proposito di viabilità, ennesimo incidente a Nocera Superiore in via nazionale, la strada che da Nocera conduce a Cava dei Tirreni. Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3 un'automobile e uno scooter si sono scontrati violentemente, tre feriti trasportati in ospedale all'Umberto I di Nocera Inferiore. Il servizio. È stato denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti il conducente dello scooter coinvolto nell'impatto verificatosi intorno alle 3 di notte fra sabato e domenica scorsi a Nocera Superiore, lungo via nazionale. Un'auto e uno scooter si sono scontrati con violenza. L'auto, una Fiat, era guidata da un ragazzo di 20 anni, mentre lo scooter, un Honda SH, da un giovane che viaggiava in compagnia di una ragazza. La vettura proveniva dalla direzione di Cava dei Tirreni, mentre lo scooter usciva da una traversa. A seguito dell'impatto, i giovani sullo scooter sono finiti a terra, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri del nucleo radiomobile di Nocera Inferiore per effettuare tutti i rilevi del caso e due ambulanze che hanno trasportato i giovani all'Umberto I di Nocera Inferiore. Fortunatamente, nessuno dei tre è in pericolo di vita. Per stabilire le eventuali responsabilità del sinistro, i ragazzi sono stati sottoposti al test per verificare l'eventuale assunzione di alcol e stupefacenti,
al quale il conducente dello scooter è risultato positivo e per questo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Purtroppo non è la prima volta che l'arteria in questione finisce al centro degli eventi. Infatti, proprio qui, solo un anno fa, la giovane Giulia Muscariello ha perso l'uso di una gamba per salvare la vita di un'amica dall'impatto con un'auto. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il comune di Pellezzano ha deciso di sostenere la nascita nel territorio della frazione di Coperchia della prima colonia felina protetta. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del sindaco Francesco Morra. Nasce nella frazione di Coperchia, nel comune di Pellezzano, nei pressi del Parco delle Mimose, la prima colonia felina protetta, inaugurata oggi a Pellezzano nel giorno in cui si celebra San Francesco d'Assisi, protettore degli animali. L'iniziativa, sostenuta dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra, è stata promossa da Luca Barbarulo, che ha seguito tutte le fasi della nascita, spiegando anche le ragioni che hanno indotto a realizzarla. La colonia felina protetta, oltre a identificare uno spazio con la presenza di gatti, determina una protezione prevista dalla legge dei felini stessi e dalle loro strutture di riparo contro gli abusi e le violenze. Certo, certo, quindi l'ufficializzazione per proteggere questi animali presenti nella colonia felina e quindi cercare di evitare episodi del genere in futuro, quindi dare un po' più di responsabilità alle persone che vogliono fare del male verso i gatti che sono presenti qui. Avete trovato anche spaccato il tetto della casetta che avevate costruito proprio qui per i gatti? Certo, l'abbiamo dovuto riparare in questi giorni, purtroppo credo sia stato un episodio di qualche adolescente, qualcuno che ha voluto fare questa cosa, però andiamo avanti, lo ripariamo e andiamo avanti. Anche perché oggi tante persone qui a Pellezzano hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, che gode del sostegno anche dell'amministrazione comunale. Era presente anche il sindaco Francesco Morra. Certo, il piacere è quello di avere il sostegno dell'amministrazione comunale, del sindaco che è presente qui all'inaugurazione, e anche delle persone che sono, numerose persone che sono venute qui a dare il loro appoggio, il loro sostegno per questa iniziativa. Ed ora è il momento di dare spazio, come consuetudine ogni giorno, alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi alle 17.30 è in programma il film di animazione in uscita nazionale Paw Patrol. Alle 19.30 e alle 22 la pellicola di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo e Margherita Bui, Il Silenzio Grande. Per informazioni 089-2204-89 www.cineteatrosandemetrio.it. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Fino all'11 ottobre Le Cotoniere, il centro commerciale di Fratte, ospita la mostra Un mare da salvare, un progetto artistico che sposa l'arte del riciclo e lo fa attraverso delle sculture raffiguranti animali marini creati totalmente con materiale di scarto. In più, sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30 presso il desk della galleria del centro Le Cotoniere di Via dei Greci a Salerno sarà possibile ritirare il kit per la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Torrione, che si terrà la mattina di domenica 10 ottobre. Un'esperienza per immergersi nella bellezza dei nostri mari e per ammirare le sue fantastiche creature. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport subito dopo la pubblicità, ma non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo, perché c'è una nuova allerta della Protezione Civile. A tra poco. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. Oh, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.
Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed ora spazio alla Serie C, la Paganese arresta la sua corsa a Campobasso dopo 4 risultati utili di fila, 2-0 il finale per i molisani. Sentiamo il tecnico Grassadonia. Ma innanzitutto il Campobasso ha meritato la vittoria, sapevamo che era la terza partita in una settimana, affrontavamo una squadra molto dinamica, dalle buone individualità, organizzata. È chiaro che insomma siamo andati in difficoltà e lo sapevamo da un punto di vista fisico. Questo non toglie la buona prestazione fatta dal Campobasso, abbiamo avuto l'occasione noi importante con Volpicelli, poi dopo hanno avuto un'occasione loro di testa dove è stato bravo Baiocco, poi abbiamo subito questo gol che sicuramente ci ha tagliato le gambe. Come ci ha tagliato le gambe il gol a inizio ripresa da parte del Campobasso, che è andato sul 2-0, e lì la squadra sicuramente si è slegata. Questo certamente non mi è piaciuto, lo rivedremo in settimana, perché poi invece di compattarci siamo diventati un fai da te e questo sicuramente non va bene. Ho detto prima, sicuramente nella situazione in cui stiamo, abbiamo vissuto gli ultimi giorni sicuramente con grandi difficoltà, vista la mancanza di tanti giocatori, e molti hanno dovuto rigiocare, chi ha fatto addirittura le 3 partite in una settimana. E dall'altro canto affrontavamo una squadra in salute, una squadra giovane, una squadra molto organizzata ma soprattutto tanto dinamica, e sicuramente non siamo stati bravi nella fase di impostazione, sicuramente i gol che abbiamo preso ci hanno assolutamente tagliato le gambe, però ripeto, avrei voluto vedere, ci lavoreremo tanto, che nel momento maggiore di difficoltà la squadra fosse rimasta compatta, così non è stato. Ma ripeto, noi non dobbiamo assolutamente trovare le scuse, ma anzi trovare le strade, e oggi la Paganese non ha fatto assolutamente una buona partita, il Campobasso ha meritato la vittoria e sicuramente i tanti assenti e qualche giocatore anche non è stato bene stanotte per un problema che abbiamo accusato negli ultimi giorni, che ha coinvolto parecchi calciatori da un punto di vista appunto di questo virus che ci ha colpito, e siamo stati sicuramente falcidiati, ma al di là di quello, ripeto, sul 2-0 per il Campobasso, lì la squadra assolutamente doveva fare cose diverse e giocare da squadra, invece c'è stato un fai da te che assolutamente non va bene. Ed ora il basket comincia con una vittoria, il campionato di A2 per la Givova Scafati, subito Corsara sul parquet di San Severo. In Serie B cade la Virtus Arechi a Ruvo, sentiamo. Ma diciamo che se valutiamo, ecco, magari i numeri sono abbastanza, cioè non sono positivissimi, però devo dire che Iris si è speso dopo un inizio difficile in difesa, si è speso molto bene su Sabin, ci ha dato una mano di pausa quando serviva nei primi momenti della partita, ha sbagliato dei tiri che deve assolutamente prendersi, quindi non ci crea problema, e Rotteri in nel senso di attacco, abbiamo generato delle situazioni che per lui erano positive, ma semplicemente non è stato molto preciso al tiro. Ma sappiamo anche lo 0 su 2 tiri liberi, penso che sia abbastanza come dire, un po' l'esempio della sua partita sfortunata. Però è un ragazzo che sono due ragazzi che si spendono della squadra, che hanno un grande senso di responsabilità verso i compagni, e quindi ecco, è fondamentale che il gioco di Clark non c'è dal punto di vista realizzativo, perché 5 punti abbiamo comunque 4 punti in doppia cifra che possono sopperire in qualche modo e farci arrivare a 2 punti di 70, che con l'applicazione intensiva che abbiamo molte volte può bastare la vincita. Riporto io la domanda di Beniamino Pascali, l'avete vinta nel secondo quarto? Sì, l'ho detto prima, stavamo partita un po' astratti, è indubbio questo, direi che nel secondo quarto abbiamo preso quel margine che poi ha forzato San Severo a dover ricorrere, ad essere sempre un po' in rimonta, però direi che l'abbiamo vinta anche nelle fasi finali, perché cioè, nel senso, la stavamo gestendo male, ma l'abbiamo dovuta rivincere, perché comunque con i liberi, con qualche fallo preso al momento giusto, è stata una partita difficilissima, sono
sicuro che ce ne saranno tantissime così, già i risultati della prima giornata danno un po' l'idea di come sarà questo campionato. E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale, in modo particolare all'edizione delle 19.30 per seguire l'andamento del voto e conoscere se a quell'ora già saranno certi i nomi dei sindaci e dei consigli comunali. Noi dunque ci rivediamo più tardi, a me non resta che ringraziarvi per essere rimasti con noi e per averci scelto. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.